Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Un cordiale saluto dallo stadio comunale di Appignano per il 26esimo appuntamento del girone B di Promozione Marche. Una sfida decisiva per le sorti del campionato. L'Appignanese alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo sfida il Matelica alla ricerca degli ultimi punti per il grande salto di categoria. Un Matelica con un orecchio al comunale ed un altro a Sant'Elpidio in attesa dei risultati della sfida che interessa la seconda, ovvero la Vigor Castelfidardo. Di fronte a sé i matelicesi trovano un Appignanese in grandissima forma, una squadra che in zona play-out ha fatto un grande balzo in avanti ed ora sogna la salvezza diretta. Le squadre scendono in campo agli ordini del signor Elmo Uxini della sezione di Pesaro, che sarà coadiuvato dal signor Rinaldi della sezione di Macerata e dal signor Meo, anch'esso della sezione di Macerata. Appignanese che veste una divisa gialla con pantaloncini e calzettoni bianchi, mentre il Matelica veste una casacca bianco-azzurra con calzoncini e calzettoni azzurri. Si parte, è ufficialmente iniziata Appignanese Matelica con l'Appignanese che manovra il primo pallone con Nicola Gagliardini. Il capitano scarica sul compagno, passaggio di prima che viene raccolto da Paradisi. Si formano numerose coppie nell'area ospite, il cross teso di Gagliardini, manca di pochissimo il pallone Pistelli. Palla che termina in rimessa laterale. Tarquini, Gagliardini. La pressione, se ne va via Gagliardini tra tre maglie bianco-azzurre. Calcio di punizione per l'Appignanese. Fischia il direttore di gara. Parte Gagliardini direttamente in porta. Palla che finisce sul fondo. Cross che viene allontanato da Iori, ben posizionato. Rimette il pallone al centro picchio, c'è un colpo di testa, Ginestra, un miracolo, ma attenzione a Raboni che tiene viva l'azione, la palla al centro e il gol, la deviazione vincente da parte di Fagiani, l'Appignanese passa al 33esimo, Appignanese 1, Matelica 0, la caparbietà dei locali che ci hanno creduto è 1-0, Michael Fagiani raccoglie un pallone rimesso al centro da Raboni, un gol importantissimo per l'Appignanese che, visti anche i momentanei risultati negli altri campi, vede sempre più vicino l'obiettivo salvezza. Appignanese 1, Matelica 0, ha sbloccato al minuto 33 Michael Fagiani. Fischia l'arbitro. Va Tarquini, il pallone alto di poco. Il numero 7 matelicese, Iori anticipato, allontana poi l'Ascuma, recupera Derrico. La conclusione di Derrico, Pettinari blocca in due tempi. Buon gesto tecnico da parte di Derrico, ma ottima risposta anche da parte di Pettinari. Matelica che prova a chiudere in avanti alla ricerca del pari. Entriamo ora nel primo minuto di recupero. Il cross di Paradisi, c'è un colpo di testa, Pettinari non blocca, allontana Gesuelli in corner e qui arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le squadre al riposo. Appignanese 1, Matelica 0, è questo il punteggio maturato in questi primi 46 minuti di gara. A tra poco per la ripresa. Buon pomeriggio e ben ritrovati al comunale di Appignano. Si riparte ora per il secondo tempo tra Appignanese e Matelica. Appignanese che riparte dal vantaggio di 1-0. Il gol è arrivato al 33esimo del primo tempo ed è stato realizzato da Fagiani. Paradisi, il cross, c'è il colpo di testa da parte di Ferretti. Pallone che finisce fuori di pochissimo. Il gran lavoro di Pistelli che riceve nuovamente il pallone. Pistelli, Ginestra, che parata! Ma che azione dell'Appignanese che era riuscita ad aprire gli spazi della formazione ospite. Matelica che ora ha spazio per distendersi. Attenzione a Stroppa. Qua l'intervento durissimo
da parte di Fagiani, che viene espulso. Espulso Fagiani. Molto bene Pierantonelli, cross che si perde di pochissimo sul fondo. Insidiosissimo il cross di Pierantonelli, che stava per beffare Ginestra. Cross che finisce in aria. Iori se l'è divorato. Iori non riesce ad approfittare di un liscio difensivo da parte della Pignanese, e grazie a Pettinari si rimane sull'1-0 per la formazione locale. D'Enrico, cross al centro, anticipato Iori che si era coordinato. Nono tiro dalla bandierina. Attenzione perché è salito anche Ginestra, è salito anche Ginestra, al cross c'è il colpo di testa, che parata di Pettinari! Pettinari, intervento monumentale su Iori, c'è poi un fallo che viene ravvisato dal direttore di gara. Le mani di Pettinari sui tre punti che si avvicinano per la Pignanese. Grande parata dell'estremo difensore locale. Palla che passa, attenzione a Gobbi che si accentra, Gobbi! Non è riuscito a mirare bene verso la porta. Manca un minuto al triplice fischio. Paradisi lancia il pallone in avanti, il colpo di testa di Lapi, palla fuori di pochissimo. Zappasodi si attende solo il triplice fischio, che arriva ora. Game over al comunale di Appignano, sesto risultato utile consecutivo per l'Appignanese, che ora vede vicina come non mai la salvezza diretta. Si interrompe la lunga striscia di vittorie del Matelica, che rinvia la festa al prossimo turno. Appignanese 1, Matelica 0, deciso l'incontro da un gol di Fagiani al 33esimo del primo tempo. Prima di chiudere ringraziamo la preziosa collaborazione tecnica di Fotosì, studio fotografico Isidori di Villa Potenza. Dalla voce di Cristiano Lambertucci per questo pomeriggio è tutto, vi salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Presidente Camilletti, sesto risultato utile consecutivo per l'Appignanese, un successo di prestigio contro la capolista Matelica, tre punti che ora vi avvicinano sempre di più alla salvezza diretta. Sì, per noi altri oggi era una partita importantissima, e i ragazzi hanno fatto una prova stupenda perché hanno lottato fino al 90esimo alla grande. Anche se alla fine abbiamo giocato anche in 10-20 minuti, quindi siamo contentissimi di quello che stiamo facendo. Ci siamo riavvicinati alla zona salvezza di due punti, quindi continuiamo su questa strada e poi vedremo più avanti quello che verrà fuori. Ecco, in questa ripresa, specialmente dopo l'espulsione di Fagiani, abbiamo visto lo spirito di questa squadra veramente trasformata negli ultimi due mesi. Una squadra che lotta ma crea anche tante occasioni, perché avete avuto tra i piedi anche la palla del 2-0 per poterla chiudere. Sì, adesso a differenza di qualche tempo fa facciamo parecchio gioco, quindi la squadra non solo si difende ma riesce anche a creare azioni da gol, e devo dire che anche oggi abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Purtroppo a volte succede che non riusciamo, come è successo anche domenica giù a Monticelli, che abbiamo fatto la partita noi, un errore, un piccolo errore abbiamo fatto e abbiamo rischiato di perdere la partita. Ecco, noi stiamo, comunque la squadra sta lottando su tutte le balle, quindi alla fine sicuramente qualche cosa di buono verrà fuori. Grazie mille. Prego, buonasera a tutti.
Siamo con Falcioni Lorenzo, direttore sportivo del Matelica. Il Matelica fallisce al comunale di Appignano, il primo match point che poteva valere la promozione in eccellenza. Una partita un po' sottotono rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa abbiamo visto una squadra attaccare specialmente nel finale, però è mancata un po' la solita lucidità e la freddezza sottoporta che vi ha sempre contraddistinto. Beh, oggi per noi è stata una partita difficile, un campo pesante che magari diciamo, non aiuta le nostre doti tecniche di qualche giocatore, però la Pignanese ha meritato diciamo, la vittoria perché si sono difesi bene, è stata una partita per noi dura, eravamo un pochino sottotono, secondo me no, forse ecco, ripeto, abbiamo pagato un po' il campo pesante, però una partita, una sconfitta che arriva dopo tanto tempo. C'è ancora da lavorare per raggiungere l'eccellenza. Chi parla già di una vittoria, io dico sempre ai miei ragazzi che finché la matematica non ci darà questo, bisogna lavorare per sempre un giorno di più. Sono rimaste 4 partite che per noi saranno 4 finali. Beh, comunque già dalla prossima partita avrete il secondo match point che vi potrebbe consegnare la matematica promozione. Ecco, se dovesse ripartire da qualcosa, da quale punto ripartirebbe in vista della prossima sfida casalinga? Ma diciamo dallo spirito che ci ha contraddistinti queste ultime partite, nel senso non mollare mai, giocheremo contro la San Giorgese che secondo me è una squadra forte, in cerca di punti, quindi sarà un'altra partita dura, ma io sono convinto che i miei ragazzi ce la metteranno tutta. In queste 2 settimane lavoreremo sodo per farci trovare pronti a questa sfida importantissima in casa contro la San Giorgese. Bene, allora facciamo a tutto il Matelica un grande in bocca al lupo per queste ultime 4 partite. Crepi, grazie. Torna ai nostri microfoni dopo un'assenza di qualche settimana il dirigente della Pignanese Capomasi. Una bella partita giocata dai locali, come abbiamo detto anche con il presidente, 3 punti di prestigio contro una squadra che non perdeva da 16 giornate, 3 punti che vi rilanciano a tutti gli effetti nella corsa salvezza. Sì, possiamo dire che le ultime 7 partite sono state importantissime per noi, abbiamo dato tutto, non abbiamo mai perso, i ragazzi stanno dando tutto, il mister, lo staff, la dirigenza, abbiamo battuto una squadra oggi fortissima, possiamo dire anche non per un campionato di promozione ma per una categoria superiore, in inferiorità numerica giusta, fallo di Michael Fasciani che era da rosso a 25-30 minuti alla fine, ma la squadra è stata compatta veramente da squadra. Oggi abbiamo vinto da squadra e abbiamo dimostrato che crediamo alla salvezza, come dicevamo dopo 10 giornate di campionato, che nessuno ci credeva, ma noi adesso a 4 giornate alla fine ci crediamo ancora di più di prima. Quindi un applauso ai ragazzi e allo staff del mister. Grazie mille. Prego. Mister Cantatore, un'altra prova di carattere della Pignanese che è brava ad andare in vantaggio nel primo tempo, a creare delle buone trame di gioco e nella ripresa con l'uomo in meno a resistere alla pressione avversaria. Una squadra che mette un altro mattoncino per la costruzione della salvezza diretta. Una squadra veramente trasformata dal suo lavoro in queste ultime settimane. Sì, stiamo continuando nella scia di quanto di buono avevamo fatto nelle ultime 5-6 partite, credo. E sapevamo che era una partita difficile, ma non impossibile. Dovevamo sfruttare tutta l'energia che avevamo accumulato in queste ultime gare. L'unica soluzione per poter soffocare il Matelica era giocare nella loro metà campo, perché questa è una squadra veramente di un'altra categoria. Ci siamo riusciti con energia, con determinazione, con la giusta cattiveria agonistica che serve per poter dettar legge, soprattutto i primi minuti che sono quelli che poi danno la direzione della partita. Noi siamo stati molto bravi, concentrati, non abbiamo sbagliato niente. Credo che il primo tempo siamo stati impeccabili. Il secondo tempo è chiaro che la qualità del Matelica sarebbe venuta fuori. Noi non potevamo gestire tutti i tuoi tempi con quella stessa intensità. Abbiamo sofferto qualche minuto, poi c'è stato questo infortunio di
Fagiani, che ha dovuto, che ha fatto questo fallo da dietro, ha preso questa espulsione, sarà una mancanza importante per noi, perché Fagiani è un giocatore molto importante per noi. Però ragioniamo di squadra, stiamo andando bene, sono veramente contento e soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi. Nelle ultime giornate vi attendono 4 scontri diretti fondamentali, ma con questo spirito penso che l'Appignanese ha tutte le carte in regola per poterli affrontare al meglio. Certo, prima di questi 4 scontri dovremmo passare un periodo di fermo, che forse in questo momento ci penalizza un attimino, però andiamo in questa sosta con un po' di serenità, di tranquillità, ma soprattutto con la consapevolezza di potercela giocare fino alla fine. Scontri diretti sono tutti, era anche questo uno scontro diretto per noi, perché quando giochi per salvarti non esiste prima, ultima, terz'ultima, quart'ultima, sono tutte partite decisive e le andremo a giocare con lo stesso spirito che abbiamo affrontato queste ultime gare. Grazie mille mister. Grazie a voi.